Qui c'è pochissimo, negli ultimi anni è stato fatto magari qualcosa, però è veramente molto sconosciuto il mosaico, viene collegato per lo più o alle chiese nei casi migliori o ai bagni nei casi peggiori, insomma, per cui non è proprio molto, molto conosciuto. Però c'è un mosaico significativo che lei conoscerà meglio di me, proprio alla stazione di Trento. Cesarina Seppi realizzò attorno agli anni 50 nella stazione di Trento, noi spesso non ci facciamo caso, c'è un mosaico che riproduce il ciclo dei mesi del Castello del Buon Consiglio, quindi eravamo negli anni 50, si vede che insomma Marisa non è proprio sola sola, se anche la grande Cesarina Seppi volle provare questa tecnica per illustrare in un altro modo il grande ciclo dei mesi. Sì, però appunto è... Nonostante ci siano comunque dei mosaici, la gente non è così immersa come potrebbe essere in altre città, come appunto Ravenna, per cui non, a volte quasi neanche li vede, non fanno parte dello scenario culturale del Trentino, insomma. Io infatti ho fatto